Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Righi03. Oggi ragazzi siamo tornati in un nuovissimo video della carriera di Riccardo Bianchetti nella nostra bellissima scuderia Ferrari Marlboro. Bentornati ragazzi, siamo arrivati all'episodio numero 51. Ringrazio tutti quanti del supporto che state dando a questa magnifica serie. Like, commento e condivisione come sempre all'inizio di questo video. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, è molto importante. Nello scorso episodio siamo andati a fare una magnifica gara contro Verstappen e gli altri e per fortuna siamo riusciti a vincere il Gran Premio di Miami. Oggi signori andremo a giocare in casa il nostro primo Gran Premio sia da pilota che da scuderia italiana, il Gran Premio di Imola, il round 6 della stagione numero 3, e vedremo se riusciremo a portare sul podio almeno la nostra Ferrari per la patria. Bando alle ciance, direi che possiamo andare in gioco. Eccoci qui ragazzi nel menu della nostra bellissima Ferrari Marlboro. Abbiamo solamente delle risorse settimanali da prendere, il 15, non abbiamo nessun tipo di miglioramento da fare sulla macchina. Andiamo quindi subito a vedere per quanto riguarda la posizione in classifica dei nostri piloti e anche delle scuderie. Allora, Riccardo Bianchetti è primo a 94 punti, ma subito dietro si è messo Verstappen, ragazzi, che ha preso sicuramente tantissimo piede nelle ultime due gare ed ha recuperato tantissimo. Valtteri Bottas in terza posizione con Lando Norris in quarta, molto vicini. Sainz in quinta, Hamilton in sesta, Perez in settima e poi il resto li vedete qui sotto. Invece la classifica costruttori è molto più amalgamata: Ferrari a 141, McLaren a 131, Red Bull a 107, Mercedes a 58, Aston Martin a 44 e Alpine a 29, il resto a 0. Signori, questo campionato è letteralmente bellissimo fino al momento. Andiamo a prendere le risorse settimanali e sperando anche se riesce a fare qualcosa di miglioramenti. Reparto marketing, abbiamo un evento, vediamo di che cosa si tratta. Abbiamo un evento che dice: come dovremmo sviluppare il nostro brand? La scuderia vorrebbe incrementare la visibilità del nostro marchio. Beneficenza, intervista, social media. Boh, beneficenza. No, ho fatto intervista, mannaggia a me. Vabbè, volevo fare beneficenza. Fa niente, andiamo avanti, prendiamo le nostre risorse settimanali, vedremo se riusciamo a fare dei potenziamenti, ma non credo con 1400 punti di fare potenziamenti. Ormai i potenziamenti sono super costosi, la macchina veramente per farla diventare forte dobbiamo spenderci l'ira di Dio, però va bene così, andiamo avanti. E il 18 abbiamo appunto il Gran Premio di Imola, ma prima di andare al nostro Gran Premio andiamo a vedere le prestazioni dei veicoli in questo weekend. Signori, abbiamo McLaren in prima posizione, lontana da tutti. Ferrari e Red Bull letteralmente a pari merito, abbiamo la stessa macchina. Alpine, Mercedes, Aston Martin stessa cosa. Williams, Audi, Hugo Boss e Haas si trovano invece nel fondo classifica. Molto strana questa cosa, veramente tutte le macchine sono arrivate a una parità più o meno. È assurda questa cosa. Vedremo come si svilupperanno, se le altre scuderie riusciranno a potenziare appunto le auto oppure no. Vedremo ragazzi, vedremo. Comunque direi che possiamo andare ad avviare il turno numero 6 della stagione 3 di questa bellissima carriera. Andiamo ad Imola. Eccoci qui nel weekend del Gran Premio di Imola. Abbiamo della pioggia, una prova libera 1, ma il resto del weekend è a posto per fortuna. Messaggi che non ci dicono letteralmente nulla. La nostra rivalità con Leclerc è praticamente vinta, 27-13. Leclerc con la sua Aston Martin non sta riuscendo a darci minimamente fastidio questa stagione. Il motore a posto, la classifica l'abbiamo vista, direi che possiamo andare e avanzare per la prova libera. E ovviamente le prove libere non ve le farò vedere, quindi noi ci vediamo direttamente alle qualifiche del Gran Premio di Imola. Signori, siamo alla qualifica del Gran Premio di Imola, come potete vedere. Let's go, andiamo a fare una buonissima qualifica, si spera. Delle buone prove libere, siamo riusciti a fare praticamente tutti i programmi, tutto quanto. Non so se riuscirò a fare la pole position, non ho fatto nessun programma riguardante il passo per la qualifica, però noi ci proveremo lo stesso. Come sempre, veicolo a posto, assetto auto ok, dovrebbe essere a posto anche il carico del serbatoio, sì. Signori, scendiamo in pista. Let's go signori.
riesco a guadagnarmi solo una settima posizione, signori. Non riesco a fare altro. Si sono messi tanti altri piloti davanti. La McLaren velocissima. E questo è quanto riguarda la qualifica. Signori, Lando Norris prende la pole position. Bottas in seconda per dimostrazione che questa McLaren è fortissima. Carlos Sainz in terza. Max Verstappen in quarta. Russell in quinta. Gasly addirittura in sesta posizione. Noi in settima, signori. Che devo fare? Non sono riuscito a trovare il feeling giusto per la qualifica. Speriamo che questo assetto, appunto, che la macchina ci aiuti a fare una buona gara e appunto di trovarci appunto in lotta con tutti quanti, perché quello che vogliamo fare è lottare, signori. Signori, gara in Imola. Speriamo di riuscire a fare una bella scalata, perché è quello che dobbiamo fare, signori. Anche se oggi correrai sulla pista di casa, affrontala come tutte le altre e non correre rischi. Pista di casa sia per il team sia per il sottoscritto. Vedremo cosa riusciremo a fare. Si spera una buona gara, una buona risalita, perché letteralmente partiamo molto indietro. Signori, siamo pronti per il Gran Premio di casa e possiamo andare. Let's go. Partenza. Via, si spengono le luci. Falsa partenza di Russell e anche di Ocon. Andiamo subito a prendere qualche posizione. Quinta posizione prima della staccata. Occhio al nostro compagno di squadra che è qui e arranca. Devo sorpassarlo perché letteralmente si è fermato in curva. Andiamo a sorpassare quindi Carlos Sainz, a portarci in quarta posizione dopo appena le prime curve. Tocca andare a prendere i primi, ragazzi, perché c'è Bottas che letteralmente ha gomma media, quindi dovremmo approfittarne. Usciamo un pochino qui contro sterzata. Siamo dietro Max Verstappen con Bottas lì davanti. Vediamo se riusciamo a sorpassare Max Verstappen sul dritto con la potenza della nostra scuderia Ferrari. Ci chiude Max Verstappen, ma andiamo ruota a ruota e riusciamo a staccare per metterci a fianco ruota a ruota, ma deve alzare il piede Max Verstappen perché riesco a passarlo. Occhio che anche Norris ha gomma media, quindi sarà interessante andare a prendere tutte e due. Vediamo di stare sotto il secondo a Valtteri Bottas, anche se c'è solo una zona di RS. Dobbiamo spingere su le McLaren che sono veramente troppo veloci. Max Verstappen qui dietro ci vuole mangiare. Le McLaren non scappano, o comunque tentano di scappare, semplicemente perché hanno la gomma media rispetto alla nostra che è soft. Max Verstappen ci prova. Signori, è velocissima la Red Bull. Concentrazione. Cerco di star lì dietro, ma sto veramente facendo fatica. Non trovo il feeling giusto con la macchina e il tracciato. Appiccicati a Max, 4 decimi. Provo a risorpassarlo adesso. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme medie. Totale dominio McLaren, ragazzi. E la Ferrari arranca. Anche Sainz è stato sorpassato da Verstappen e non sta combattendo per queste posizioni. 1,4 la distanza tra me e Bottas. Vediamo se riusciremo a riprenderlo. Siamo al giro numero 7, dobbiamo pittare. E toccherà farlo. Rientriamo. Un bel grattacapo questa gara, è molto difficoltosa, ragazze. Entriamo in penultima posizione, c'è Tsunoda che è a 45 secondi, adesso dobbiamo spingere. Le McLaren, una McLaren mi sa che ha già boxato. E consumiamo un po' della sua energia. Rientra davanti Verstappen.
a 1.4. Veramente uno stress questa gara. Senza 2.7, ma ci raggiunge pure Sainz. Le McLaren sono avantissimo, signori. Rientra anche Pierre Gasly. Rientriamo in quindi quarta posizione. Faccio un gran tempo. Ah, giro numero 12, ci avviciniamo a Verstappen. Ci provo con tutto me stesso. Ci continuiamo ad avvicinare, 1.7, 1.5 alla fine del dodicesimo giro. Ci sto provando con tutto me stesso, ragazzi, è difficilissimo. Ci provo, siamo sotto il secondo. È il momento, attacchiamo Max Verstappen. LCDRS aperti. Ci rimaniamo dietro a 3 decimi. Sempre Max Verstappen da qualche episodio a questa parte. Siamo incollati, 2 decimi, 2 decimi, 1 decimo. È il momento di attaccare, ragazzi. È nostro. Il campione del mondo sono io, fratello. La McLaren non è proprio tangibile come cosa. Ma cerchiamo di staccarci più che altro. Il distacco dalla vettura davanti è 8,0 secondi. Lo stacchiamo di 8 decimi, non dovrebbe riuscire ad attaccarci adesso sul grosso lettinino di Imola. Purtroppo ragazzi, ultimo giro, le McLaren completamente fuori discussione. Prima e seconda posizione, loro fortissimi, noi per fortuna siamo riusciti a recuperare quello che abbiamo perso su Max Verstappen. L'abbiamo messo davanti, ma probabilmente la McLaren ci sorpasserà nel campionato costruttori. Abbiamo calcolato sufficienza per soli 2 giri. Signori, riusciamo a chiudere la gara in terza posizione, un podio a casa nostra. Ma ragazzi, le McLaren sono veramente troppo forti, troppo troppo forti. Anche Verstappen ci ha messo il suo, noi il pilota del giorno siamo riusciti
a fare una bella gara, a conquistare il podio. Ma ragazzi, le McLaren troppo forti. Signori, una gara molto complicata per noi, anche se siamo riusciti a fare dalla settima alla terza posizione. Purtroppo Max Verstappen è molto forte, abbiamo dovuto batterlo di forza. Valtteri Bottas e Norris troppo forti. Ragazzi, letteralmente la McLaren sta volando, e letteralmente quest'anno è così. Sainz in quinta posizione non riesce a tenere il passo di Verstappen, e il resto li vedete qui i risultati. Per quanto riguarda la posizione in classifica, rimaniamo invariati come primo posto, ma Bottas si sta avvicinando a meno 16, meno 23 Max Verstappen, meno 27 Lando Norris e meno 52 Carlos Sainz. Sulla classifica costruttori purtroppo vediamo un sorpasso di McLaren da 9 punti di distacco da noi, e poi 48 punti è il distacco che ha Red Bull nei confronti di McLaren. Non siamo più primi e dobbiamo anche tenere conto della classifica dei piloti. Ragazzi, veramente Bottas e la McLaren, anche Norris, veramente molto forti quest'anno, e che dire, hanno una macchina più forte e noi dobbiamo cercare di adattarci e dobbiamo cercare di combatterli il più possibile. Ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. La gara in casa, siamo riusciti a guadagnare solo un podio. Adesso ci sarà il Gran Prix di Monaco, sarà molto difficile. L'intervista è stata noiosa, la gente sta facendo vabbè, ma che cazzo ce ne frega di questa cosa qua. Va bene ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Like, commento e condivisione come sempre. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e controllate la descrizione del video per seguirmi su tutti gli altri social, importantissimo. E nulla, ditemi come vi pare questa Ferrari e datemi le vostre impressioni nei commenti. Noi ci sentiamo nel prossimo video. Un bacione a tutti, ciao da Ricky.